Mario Bellini, si è chiusa qualche giorno fa il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Quindi a questo punto un minimo di bilancio potremmo anche farlo. Tu che bilancio faresti? Prima di tutto che è stata una fatica tremenda, ma anche che alla fine di questa settimana uno, se ci pensa, dice: accidenti, cosa è successo a Milano? E questa cosa ce la diciamo ormai da qualche anno. E io non posso non ricordare che i responsabili del COSMIT, cioè del salone ufficiale, hanno insistito per anni a dire e farci percepire che il fuorisalone per loro era un po' come un nemico. E adesso credo che si siano resi conto invece che avere una grande fiera che ha fatto gli anni un salone è senz'altro un vantaggio, ma avere una cosa come quella che succede a Milano è una cosa che non c'è in nessun'altra parte del mondo. Leggendo un po' quello che è uscito sui giornali e anche quello che ci sarà su questo numero di Arcipelago Milano, si lamenta un pochino che è diventato soprattutto il fuorisalone un fuorisalone spettacolo, in cui il contenuto del design non è particolarmente importante e soprattutto non ci sono grandi innovazioni. Cosa ne pensi? Io non sono né un fan del design né un fan delle innovazioni, nel senso che non si deve parlare di nessuna delle due cose a tutti i costi, cioè preferisco considerare che è una cosa molto semplice, no? Se voglio raccontare cos'è secondo me il design a chiunque, consideriamo che l'umanità, questa entità che chiamiamo l'umanità, da sempre, da quando è sulla Terra, è stata costretta o ha avuto il piacere di disegnare e usare tutto quello che via via era capace di inventare o di usare per vivere, prima sopravvivere, poi vivere, poi stare meglio e poi fare tante cose diverse. E così, per esempio, non so se tutti considerano che 3.000 anni fa, ai tempi dei faraoni, c'erano artigiani capaci di disegnare delle sedie straordinarie che le sedie si analizzano da un punto di vista della loro economia, della loro intelligenza strutturale, della loro qualità iconica, della loro capacità di aderire alle necessità, come dire, simboliche e anche banalmente funzionali del corpo, erano degli oggetti perfetti. Quindi, secondo me, il design è cominciato da quando è cominciata la vicenda dell'uomo sulla Terra. Se la vediamo così, non si vede perché ogni anno ci debbano essere migliaia di cose straordinariamente nuove e diverse. Difatti, quando mi viene fatta la domanda: cosa c'è di nuovo quest'anno al Salone? Oppure c'è poco e sono poche cose nuove quest'anno al Salone? Io non mi scompongo molto, anche perché non è possibile che mezzo mondo si impegni a fare tutti gli anni 50 sedie nuove, 200 divani diversi, eccetera, eccetera. Prendiamola in un altro modo questa storia. Tutti gli anni ci si incontra qua a Milano e generazioni sempre più giovani e sempre più larghe di giovani, oltre che di persone già affermate o addirittura di persone affermate da molti anni, hanno l'occasione di mostrare quello che stanno facendo e con loro le industrie che sono interessate a produrre e a vendere, a commercializzare per continuare la propria attività. Mi pare che questo sia già più che sufficiente, così come non è immaginabile che tutti gli anni ci siano 50 invenzioni, nuovi prodotti, nuove tecnologie. Anche questo mi sembra eccessivo pretenderlo e soltanto immaginarlo. Mi sembra di poter dire che all'inizio del design c'erano alcune aziende che avevano interesse a produrre su larga scala oggetti di buon gusto, oggetti gradevoli nell'uso ma anche gradevoli nell'aspetto, addirittura oggetti che pur essendo del tutto tecnologici facessero arredamento. Mi sembra che questa idea si sia un po' persa per strada. Ma vedi, là il momento in cui è nato qualcosa di diverso rispetto alla lunga tradizione dei secoli che ci stanno alle spalle è stato quello in cui la nascente industria ha
cominciato a interessarsi anche della produzione degli arredi, per esempio, o delle suppellettili necessarie per la vita domestica e non solo. Pensiamo all'Ettonet, quando è stato inventato il procedimento della piegatura a vapore del legno. Monsieur Tonnet, Mr. Tonnet, ha disegnato una strepitosa serie di mobili bellissimi, più economici, meno costosi, meno complessi da produrre che non quelli artigianali del Settecento o dei primi dell'Ottocento. Questo ha cambiato in qualche modo il panorama, il mondo, insomma, della creazione e della produzione, della distribuzione, dell'uso. Ma non la si deve considerare neanche una rivoluzione poi così straordinaria, cioè come dicevo ci siamo sempre disegnati le nostre cose, come è avvenuto per l'architettura, si sono sempre fatte le case con le mani, con i mattoni, con la malta, con la cazzuola e a un certo punto anche con le betoniere, con le casseforme e con i pannelli prefabbricati e con i serramenti fatti in officina, eccetera. Ciò nonostante non si è smesso di considerare l'architettura architettura. E non si è sentito il bisogno di chiamarla desattura o architettain, non lo so. Cioè, questo uso un po' gergale del termine design finisce, secondo me, per confondere le idee. Difatti, io mi sono divertito a inquietare i teorici del design, facendo balenare l'ipotesi che forse, senza accorgersene, noi stiamo anche parlando di uno stile. Non per niente io ricorderò sempre quel momento in cui una giornalista, intervistandomi qualche anno fa, mi disse: "Architetto, come si fa a distinguere una caffettiera normale da una caffettiera design?" E io non ho saputo cosa rispondere a questa povera ragazza. Cioè, in realtà non esistono caffettiere design, o esistono. Alla Rinascente c'è un piano interrato che da poco è stato dedicato al design e che si chiama... non so cosa, design, luogo design in sostanza. E allora tu trovi lì i piatti, le tazze, i bicchieri, che trovi anche in un piano di sopra, ma devi immaginare che quelli là sotto sono design e quelli sopra no. In realtà non è sempre vero, ci sono delle bellissime pentole anche di sopra. C'è qualcuno che decide che cosa è design e che cosa non è. E poi ci sono anche questi modi di dire strani. Io ho trovato una volta dei negozi con scritto cucine design come insegna. Si usa nei modi di parlare spesso dire questo è un prodotto di design oppure questa è un'azienda di design. Ma a me fa un po' ridere, non so. Una volta si faceva gli schizzinosi dicendo eh no, ma quelli lì sono degli stilisti, noi siamo dei designer. E via dicendo, tutta questa storia poi ha cominciato a non reggersi più e oggi si continua a usare questa parola in modo gergale, ma è molto più semplice dire che quando si dice design, come questa settimana, si intende la produzione, la mobilia, gli oggetti. Perché se no, se cominciamo a smontare questo termine con un po' di raffinatezza scientifico-filosofica, semantica, ci rendiamo conto che non rimane niente in mano. Difatti, basta chiedere a uno, va bene, allora dimmi cos'è secondo te questo benedetto design? E questo comincia a impapinarsi e fare delle descrizioni tremende che fanno soltanto sbellicare dalle risa. Allora io considero che è meglio dire, anziché design, dire poltrone, divani, sedie, tavoli, mobili, macchine per scrivere, automobili. Non sarebbe così più semplice. Però è inutile continuare questa battaglia. Io ho deciso, adesso te l'ho raccontata, ma ho deciso che questa storia non la ripeto più perché ho perso, cioè preferisco considerare che questa parola si usa e ciao, tutti sappiamo cosa vuol dire e cosa non vuol dire, finita lì. Mario Bellini, mille grazie e ci vediamo al prossimo salone e vediamo se ci sarà qualche altra novità di cui varrà la pena di parlare.